Salvini, ministro dell'Interno, vice premier. Buongiorno Salvini, ben ritrovato sulle di radio. Buongiorno, buon inizio di settimana, buon viaggio che è in macchina. Bene, prima di entrare anche sulla sua giornata a Firenze, volevo chiederle subito però, Salvini, visto che stamani insomma, i quotidiani lanciano una preoccupazione per la tenuta del governo, insomma che il suo incontro con Locke e con Conte non è andato bene, ma è veramente così? Siamo veramente ferri corti? No, sono, come si dice a Oxford, cazzate. Che leggo sui giornali dal primo giorno in cui abbiamo giurato come ministri ed è dal primo giorno che il governo è a rischio, che siamo incapaci, che siamo litigiosi, che siamo razzisti, che siamo fascisti. Dopo 9 mesi penso che gli italiani abbiano toccato con mano che senza essere dei geni tante cose le abbiamo fatte, tante le stiamo preparando e quindi il governo va avanti assolutamente serenamente al di là delle chiacchiere che posso fare con Conte davanti a un bicchiere di rosso nelle campagne fiorentine, però non c'è bisogno di un bicchiere di rosso per andare avanti, abbiamo tante cose da fare sulle tasse, sul lavoro, sulla giustizia, sui giovani, sull'ambiente, quindi figurarsi se mollo. Senta, buongiorno onorevole, sono Osvaldo Sabato, volevo dirle, è vero che lei non molla, però intanto ancora una volta Confindustria ce l'ha con voi, perché insomma parla di liti infinite nel governo, dice addirittura che è meglio andare a votare, boccia, sferza Lega e Movimento 5 Stelle, vanno sbloccati questi benedetti cantieri, basta discussioni, insomma lei dice noi abbiamo 5 anni di governo davanti, però la realtà che raccontano i giornali, lei insomma ha usato un termine un francesismo potremmo dire, ma la realtà è questa però, o no? La realtà dei giornali? No, la realtà che si vive, la realtà che si vive e che i giornali raccontano, e che le radio raccontano, televisioni raccontano. Allora gli italiani sono tutti matti, allora gli italiani che continuano a dare a questo governo una fiducia con una maggioranza assoluta che non ha uguali in Europa, con la Lega addirittura al primo partito, sono tutti matti. C'è un governo che non fa niente, che litiga, che discute, che non risolve, che chiacchiera, mezzo fascista, mezzo razzista, e allora o gli italiani sono sciocchi oppure i giornali, quasi tutti, le televisioni quasi tutte, le radio quasi tutte, non quella a cui stiamo parlando evidentemente, raccontano quello che piacerebbe a loro che fosse. E quindi ancora Renzi al governo, ancora Monti al governo, ancora Letta, Gentiloni al governo, i porti aperti, la legge Fornero che non si tocca, le tasse che non si abbassano. L'Italia ci chiede qualcosa di diverso e stiamo facendo qualcosa di diverso. Confindustria desse una mano, facesse proposte, perché sui giornali attacca e poi chiede incontri a me e agli altri ministri. Giusto, parliamo, io stasera sarò a Como con 400 imprenditori. Io quotidianamente incontro e ascolto artigiani, commercianti, piccoli imprenditori. Ecco, forse i grandi industriali erano abituati bene in passato dalla sinistra, qualunque cosa chiedessero glielo si concedeva, ma l'Italia è fatta dal piccolo, è fatta dal piccolo imprenditore, dall'artigiano, dal commerciante, dal professionista, quindi non ci sono solo le multinazionali, le grandi banche, le grandi aziende. Okay. Allora, e quindi noi siamo partiti dai piccoli e magari qualcuno ci è rimasto male, però io preferisco che quest'anno paghino il 15% di tasse tanti artigiani, tante partite IVA dimenticate da sempre, e Confindustria ci dia una mano, faccia proposte, dia suggerimenti, porti consigli. Veniamo a Firenze, oggi alle 12, in Piazza dei Tigli, dall'Isolotto parte la campagna elettorale con Ubaldo Bocci, il vostro candidato, indicato dalla Lega, appoggiato poi da tutto il centrodestra. Perché l'Isolotto, Salvini? Perché preferisco sempre partire da dove ci sono più colleghi, dalle periferie. Ecco, magari qualcuno preferisce le campagne elettorali che partono nel salotto, nel centro storico, dove tutto funziona, dove tutto è bello, e purtroppo questo vale per Firenze come per Roma, come per Milano, per Napoli, per Torino. Le città è giusto che mostrino il meglio di sé in centro per i turisti, e però Firenze è tanta roba, non è solo il centro storico, e quindi partiamo laddove magari la sinistra e le amministrazioni di sinistra hanno avuto meno attenzione,
in passato, e penso che sia la prima volta nella storia delle elezioni comunali a Firenze che il centrodestra unito e compatto dà un'alternativa alla città, credendoci, e poi sceglieranno i fiorentini il 26 maggio, però quantomeno stavolta dopo decenni c'è una possibilità di cambiamento. Ecco, però Ministro, l'Isolotto non è un quartiere qualsiasi a Firenze, cosa sa lei di questo quartiere? Cosa sa dell'Isolotto? Ma no, guardi, io ovunque vada da autonomista sono ministro dell'interno, e quindi per questo parlo con tutti i sindaci, quindi penso che su Firenze abbiamo investito soldi, energie, uomini, telecamere, che in poche altre città abbiamo fatto 650.000 euro per Firenze e comuni limitrofi, 1.000.000 per il decreto sicurezza solo su Firenze, 100.000 euro per scuole sicure, 2.500.000 per i piccoli comuni della provincia. E poi io chiedo ai miei responsabili locali, questo vale per Firenze, per Prato, per Livorno, ragazzi, fatemi cominciare laddove ci sono più segnalazioni, più problemi da risolvere, non sono come ministro dell'interno. A Firenze i fiorentini hanno scelto l'Isolotto, per me potevano scegliere qualsiasi altra realtà che però, ripeto, non fosse quella da cartolina. No, poi ministro, la Firenze è straordinaria. No, ministro, come sa Roma, perché, sa perché le faccio questa domanda? Quando devo risolvere un problema a Roma vado a Ostia. Certo, no. Non vado al Colosseo. Certo. La scelta è molto chiara, però sa perché le faccio questa domanda, ministro? Perché l'Isolotto, nella storia di Firenze, diciamo che è una zona particolare, perché è qui che sono nate le politiche di accoglienza del sindaco Lapira, è qui che è nata la comunità di Don Enzo Mazzi. E quindi, insomma, qualcuno dice, come si relaziona la Lega con questa esperienza e con questi valori che apparentemente sembrano lontani? L'integrazione è possibile se l'immigrazione è sotto controllo. L'integrazione è possibile se non c'è un'immigrazione di massa. Io ho controllato i dati a Firenze e provincia, rispetto a un anno e mezzo fa ci sono 700 presenze di richiedenti asilo in meno. E quindi è chiaro che è più gestibile, perché le persone, se vedono caos in stazione, caos fuori dai pullman, caos fuori dagli ospedali, è difficile integrare. Con numeri limitati, con numeri controllati, è più facile conoscersi, incontrarsi, scambiarsi culture, scambiarsi modi di ragionare, parlare di quello che si è. Però, ripeto, dall'inizio di quest'anno sono sbarcati 500 immigrati al posto dei 6.000 dell'anno scorso. È chiaro che è più facile organizzare una convivenza civile se l'immigrazione è sotto controllo. L'immigrazione, come negli anni Renzi, di Letta o di Gentiloni, avrebbe portato sicuramente al caos. Allora, abbiamo due WhatsApp dei nostri ascoltatori, ce li ascoltiamo. Salvini, io se ero in voi il candidato lo ufficializzavo a giugno. Ma come pensate di prendere Firenze ufficializzando il candidato un mese prima le elezioni? Cioè, qui c'è da ufficializzarlo un anno prima, farlo lavorare sul campo, cioè se no non la prenderete mai, sembra quasi che non la vogliate prendere Firenze. Ricca. Ministro Salvini numero uno, ragazzi, lo sta dimostrando anche a lei di radio. 8-16 minuti. Appunto, ministro, non è un po' tardi aver scelto il sindaco due mesi prima? Le città li hanno scelti quasi tutti questa settimana. Vale per Firenze, per Pavia, per Cagliari, per Prato, per Livorno, per Cremona. Quindi non è che c'è stato un qualcosa. Evidentemente si è scelto, c'erano più di una persona a disposizione, meglio, buon segnale, perché fino a un po' di tempo fa candidarsi sindaco a Firenze non era facile trovare qualcuno, e fra tante persone hanno, non dico ho, io non sponsor niente a nessuno, io vengo a dare una mano, vengo a sostenere. Certo. Stamattina sarò in prefettura a incontrare tutti i prefetti di tutte le province toscane per fare il punto. Non solo sul tema immigrazione, ma sul tema antimafia, perché anche in Toscana ovviamente mafia, camorra e 'ndrangheta, là dove ci sono i soldi, cercano di metterci la testa. Poi c'è la presenza cinese a Prato da tenere sotto controllo, c'è l'emergenza droga, e ahimè è un'emergenza che ritorna non solo in Toscana ma in tutta Italia, quindi faccio il punto della situazione sulla sicurezza in tutta la Toscana, e poi ho l'orgoglio di presentare quella che fra due mesi i fiorentini potranno scegliere
come loro futuro sindaco. In due mesi si conoscono persone, si conoscono progetti, si conoscono programmi, non c'è bisogno di stare a chiacchierare per anni. Senta ministro, però Nardella dice che insomma lui casomai è stato scelto come candidato dai fiorentini, invece Bocci si è dovuto fare un vertice ad Arcore come ai vecchi tempi della politica, se li ricorda lei, no? Forse non partecipava neanche. No, non c'ero e le scelte le faccio o in piazza o in strada. È chiaro che poi se devi parlare di tanti comuni non è che qui ti puoi trovare al bar, ma penso che Nardella sia un po' preoccupato, anche perché il 26 maggio scelgono i fiorentini, quindi in democrazia è bello così. Se lui fosse tranquillo e avesse fatto un sacco di belle cose non starebbe qua a preoccuparsi di Salvini, della Lega, di Bocci, del centrodestra, sarebbe sereno e tranquillo, no? E invece non solo a Firenze ma anche a Prato e a Livorno li vedo un po' nervosetti della sinistra. Senta, no? Quello della democrazia, che poi scelgono i cittadini, non scelgono né Nardella né Salvini. Ecco, a proposito di Prato, lei ha citato Prato, resta sempre il grosso punto interrogativo su quel sabato in cui Forza Nuova annuncia la manifestazione per il centenario dei fasci, poi c'è una contromanifestazione, eccetera. Però ci sono state tutta una serie di polemiche, dalla richiesta dei tesserini.